Erano in tanti quel 14 ottobre del 1980 nel corteo silenzioso che attraversò il centro di Torino. Ancora oggi non si sa quanti fossero esattamente. È passata alla storia come la marcia dei 40.000. Ai cancelli di Mirafiori erano in corso da 35 giorni i picchetti degli operai che protestavano contro gli annunciati 15.000 licenziamenti. I colletti bianchi della Fiat marciano contro quei picchetti. 30 anni dopo, due testimoni di allora a confronto al circolo dei lettori alla presentazione del libro Il giorno dei colletti bianchi di Luca Ponti. La marcia dei 40.000, cioè il fallimento del più che la marcia dei presunti 40.000, è la lotta dei 35 giorni e la sconfitta dei lavoratori e del sindacato ha segnato uno spartiacque che ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. Era stato un segno premonitore che i vecchi schemi stavano crollando uno dopo l'altro. Dalla storia di 30 anni fa alle vicende di oggi. Il parallelismo casca di fronte a una globalizzazione che ha sconvolto un po' tutti gli schemi e che ci costringe a fare i conti non soltanto più con la competizione interna ma con quella mondiale. Certi provvedimenti, certe dichiarazioni di Marchionne ricalcano le affermazioni, le dichiarazioni di Romiti di 30 anni fa, ecco.